Vieni, dico, sì, dietro stasera da cui io mi sento stretta, soffocata. Non dice che sono triste stasera. Soffro e ho paura come quando tu mi aiutavi ad estrarre un bimbo dal mio ventre. Qualche cosa si muove dentro di me come un tempo ed è qualche cosa che dice di no alla felicità. Aiutami, nutrice, aiutami. Se grido, tu mi metterai la tua mano sulla bocca? Se mi divincolo, mi tratterrai, non mi lascerai soffrire sola? Tienimi, tienimi, nutrice. Tienimi come quando ero piccina, come la sera che corsi il rischio di morire partorendo. Ho qualche cosa ancora da mettere al mondo stanotte. Qualche cosa di più grande, di più vivo in me. E io non so se sarò abbastanza forte. Siete voi, Medea? Sì! Di presto, io so. È già solo che mi manda. Non ritornerà? È ferito, è morto? Mi manda a dire che siete salvi. Non ritornerà? Mi manda a dire che verrà, che occorre l'attendiamo. Non ritornerà dov'è? Da te. Da te. Imprigionato? No. Sì! È per lui questa festa, parla, vedi bene che so. È per lui? Sì. Sì, è per lui. Lascia che ti guardi. Io ti ho amato, Giasone. Per 10 anni mi sono coricata con te. Sono invecchiata come te? Sì. Ti rivedo ritto come ora davanti a me, la prima notte in Cocchide, quell'eroe disceso dalla nave, quel fanciullo viziato che voleva il bello e che non bisognava lasciare morire. E tu non credi? Io. Avrei dovuto lasciarti andare ad affrontarli da solo, Tori. Da solo! I giganti sorti armati di tutto punto dalla terra e il drago che custodiva il bello. Forse. Saresti morto, come sarebbe facile un mondo senza Giasone. Un mondo senza Medea, anch'io l'ho sognato. Ma questo mondo comprende Giasone e Medea. E tu avrai un bel domandare soccorso a tuo suocero a farmi accompagnare alla frontiera. Un mare o due non sono sufficienti tra di noi, lo sai bene. Perché gli hai impedito di farmi uccidere? Perché sei stata a lungo la mia donna. Lo sono più? No. La tua testa ti dirà che se sono 1000 volte più giovani o più belle, e allora non chiudere gli occhi, Giasone, non ti lasciare andare neppure per un istante, perché le tue mani fuorviate cercheranno tuo malgrado il loro posto sulla tua donna. E tu avrai un bel prenderne di Medee nuove che mi somiglieranno nel tuo letto di vecchio. Quando la vera Medea non sarà più che un vecchio sacco d'ossa irriconoscibile in qualche luogo, passerà un impercettibile spessore su di un'anca, un muscolo più lungo o più stretto, perché le tue mani, giovani, all'estremità delle tue vecchie braccia si ricordino ancora.